Firenze come Venezia, niente gondole però, bensì un autobus anfibio capace di spostarsi sulle acque dell'Arno, già utilizzato in varie città sia europee che oltreoceano, come Parigi, Rotterdam, Amsterdam, Malta o Montreal. È dotato di ruote per viaggiare su strada e di un sistema per immergersi come fosse un battello. Può trasportare fino a 50 passeggeri e viaggiare a terra alla normale velocità di un bus, mentre in acqua raggiunge i 20 nodi. L'idea di averne uno anche a Firenze stuzzica il sindaco Dario Nardella, che avrebbe chiesto ad ATAF di studiare un modo, o perlomeno l'ipotesi, per poterlo inserire tra i trasporti della città, nel rispetto della legge. Alzi la mano chi non vorrebbe farci un giro almeno una volta e magari al tramonto, anche se i costi non potranno essere molto a portata di mano. Il mezzo ha un costo di circa 200.000 euro. A mettere la pulce nell'orecchio il professor di design Massimo Ruffilli, che negli anni 90 fu presidente dell'ATAF e oggi guida l'ACI, che avrebbe chiesto due preventivi a una ditta inglese e una olandese e ad entrambi ha chiesto di spedire un mezzo in città per una prova. La fornitura potrebbe essere richiesta da ATAF tramite gara internazionale. Così, dopo i bus rossi a due piani per un giro panoramico della città, potrebbero arrivare i Nautibus come ulteriore attrazione turistica. Occhio all'effetto Disneyland.